Se la guerra scava tra le nazioni abissi sempre più profondi e la paura attraversa il cuore degli uomini ed erige muri simili a cicatrici che sfigurano i volti di intere popolazioni, l'arte che sa parlare tutte le lingue del mondo edifica ponti e abbatte barriere per tracciare nuovi sentieri di pace. All'insegna del dialogo interreligioso, la 19ª edizione del Terzo Millennio Film Fest, rassegna cinematografica della Fondazione Ente dello Spettacolo, che si è tenuta la scorsa settimana a Roma in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura e quello delle Comunicazioni Sociali, ha tessuto legami tra fedi e paesi diversi. Lo ha fatto grazie a un mosaico di film, documentari e cortometraggi scelti per esprimere, attraverso il potere della settima arte, l'esigenza di fondere in un solo canto voci e istanze lontane tra loro, provenienti da ogni angolo del mondo. Anima del festival è stato il comitato di selezione, composto non solo da esponenti dell'industria del cinema, ma anche da rappresentanti della comunità protestante, musulmana ed ebraica. Con noi il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Don Davide Milani. Il messaggio principale che questa edizione rinnovata del festival vuole trasmettere è che il dialogo tra le grandi religioni lo fanno le persone, è un esercizio concreto che viene dal basso, non può essere una questione di dialogo alto delle grandi istituzioni. Il messaggio è che le religioni sono strumento di pace, strumento di fratellanza, se questo momento di incontro avviene a partire dalla conoscenza reciproca. Il cinema è strumento di conoscenza perché permette di raccontare, di narrare la vita secondo la forma di questa particolare arte. Un festival dunque spirituale nel senso più profondo del termine, comprendere l'altro per riconoscere i propri limiti, allargando i rispettivi orizzonti grazie alla forza dell'immagine, sollecitando così, come auspicato dal Pontefice, l'incontro tra popoli e tradizioni differenti. Non possiamo non raccogliere l'appello di Papa Francesco a una Chiesa in uscita, una Chiesa che va incontro, che anzitutto ascolta, conosce e dialoga con tutti. Un dialogo che avviene a partire dalla propria identità. Il vero dialogo si ha quando ciascuno dice la propria peculiarità. Come cattolici, come cristiani cattolici, diciamo la nostra fede in Gesù Cristo, l'amore per la Chiesa, ma ascoltiamo anche le peculiarità delle altre religioni.